non ce la facevo più, non abbiamo fondi, non abbiamo niente, io ho venduto tutti i miei mobili, di più non posso fare, ho chiuso tutto, ho lasciato, abbandonato, ho adottato tutti i cani, tutti i certificati con microchip e tutto. Inizialmente dormivi addirittura qui, sì, no? Sì, sì, c'è una casa lì, c'è una casa perché avevo paura. Vabbè, io poi sono molto attaccata ai cani. Che ci fai qui a Capurso? Vabbè, io ho parenti, avevo il nonno che purtroppo non c'è più. Poi ho conosciuto quello che adesso è il mio, diciamo, socio di questa avventura, di questa arca, la chiamerei Titanic più che arca. C'è un paradosso che ci ha molto colpiti e noi per questo siamo qua. Di fatto eri diventata un punto di riferimento anche per l'amministrazione comunale, per la polizia locale, che ti segnalava, no? Sì, 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 che mi chiamano, mi chiamava, pensa che mi hanno chiamato anche quando ero su, che per recuperare cani o che cosa, a titolo amichevole, ma a titolo amichevole io un cane lo devo vaccinare, lo devo sterilizzare come quella che c'è dentro. Ha delle spese. Delle spese, antiparassitari, è il cibo, li puoi dare da mangiare. Al nord vengono tenuti come figli, addirittura in Svizzera fanno parte quasi dello stato di famiglia, paghi le tasse, paghi... Cioè, venendo da questa realtà, venendo qua, ho avuto un impatto, li ho voluti salvare tutti rovinandomi, come hanno fatto anche tante altre persone però. Da quanto tempo hai iniziato questa Senti, storia? Abbiamo costituito l'associazione nel 2010. La storia e quindi il paradosso sta tutto nel fatto che la polizia locale, per esempio, di Capurso ti chiama, ma poi di fatto nessuno spinge perché tu possa avere una certificazione, no, un riconoscimento. Nessuno. È venuta anche la Lega a fare un sopralluogo, sei venuta l'ASL a fare un sopralluogo in questo posto, che va benissimo. Con l'amministrazione hai provato a Abbiamo presentato un progetto con la Lega, siamo andati anche da soli, almeno a recuperare qualche spesa, perché le spese sono tantissime. Anche perché qui questo posto va messo in sicurezza. Va messo in bonifica, ma anche un altro posto in teoria si può adoperare se il comune è a disposizione, solo che questa è una bellissima struttura, vabbè, messa così non è molto bella, però è tutta murata, è sicura, non entra e non esce nessuno, a parte dal cancello. E quindi se adesso dovessimo trovare qualche cane da accudire, a chi ci rivolgiamo? Sarei sempre stata io il punto di riferimento, ma adesso non posso proprio. Poi anche il mio ex adesso non lavora più, aveva anche lui la ditta. Eravamo forti all'inizio, abbiamo fatto tutto da soli. Nel momento in cui ci siamo rivolti un po' al comune, non ci hanno mai... Siamo andati là, ma giusto la presa in giro, ecco. Ci siamo rivolti alla Lega, sono venuti anche i grillini. Di fatto però... Siamo ancora, di fatto abbiamo chiuso, abbiamo abbandonato tutto, questi sono dei recinti che ci siamo inventati io e Antonio per alloggiare i cani appena arrivano, perché mi arriva un cane con la rogna, non lo posso mettere insieme, lo deve fare una specie di quarantena, per me è un... che poi c'è una stanza dentro dove possono rifugiarsi, cioè qui c'è anche una casa, c'era corrente, c'era tutto. Gli ultimi cani che fine fanno? Allora, i due cuccioli devono salire in un rifugio a Verona e la maremmana che c'è dentro, che è appena stata sterilizzata, va a Varese, la mia carissima amica adottata, e basta, il maschietto che vedi ha 8 anni ed è mio, rimane mio e non me lo toglie nessuno. Nemmeno Stellina? Anche, no, Stellina non è proprio mia, la tengo qua in, diciamo, quarantena, un po' di bronchite, gli ho dato l'antibiotico, in più è in calore, basta. Poi per il resto ormai tengo sempre pochissimi cani, in più... Le persone che mi contattano, tipo Labrador di questo nuovo amico che ho conosciuto, che ha bisogno di una nuova adozione, io faccio tutto anche online, virtuale, diciamo, vi faccio mandare le foto e contatto poi chi magari ama i Labrador, o metto su Facebook, io sono comunque su Facebook, con il mio profilo Facebook, perciò tutta la mia storia è su Facebook. La tua storia abusiva? La mia storia abusiva? È su Facebook, la conoscono tutti. L'amministrazione crudele sta percorrendo un'altra strada, insieme al comune di Triggiano, con cui realizzerà un rifugio sanitario per cani in uno spazio confiscato alla mafia. Il problema del randagismo è particolarmente sentito a Capurso, la chiusura dell'arca di Noè complica tutto. Nessuna deroga, però, il sindaco è categorico. Quel posto deve essere chiuso perché occupato abusivamente.